Cari amici, io e il caro Nicola qui siamo in diretta, salutiamo tutti gli amici che ci seguono e che ci appresteranno a seguire. Caro Nicola, ho sentito, stavo facendo giusto qualche partita a dama con mio padre. Ho sentito, aspetta, che radio era? Radio Norba, mi pare. Avevo sentito che a Venezia è successa purtroppo una cosa poco piacevole, che ci potrebbero essere delle, c'è il pericolo che ci potrebbero essere delle conseguenze, diciamo, tossiche. Che no, vabbè, da quello che ho capito, se non mi ricordo male, sarebbe, ci sarebbe stato tipo, sarebbe scoppiato qualcosa, non mi ricordo proprio bene. Comunque, e poi ho sentito che mi sa proprio in questi momenti qui, in questa parte della giornata, si sta svolgendo il Consiglio dei Ministri a, vabbè, a Palazzo Chigi, a Montecitorio. Comunque, ma diciamo che, come si dice, io riflettendo anche in base agli studi che abbiamo fatto, io, tu e tanti altri ragazzi, come quando c'è stata una guerra, che sia stata la prima, la seconda, che ne so, la guerra d'indipendenza, sono guerre che purtroppo quando iniziano, come si dice, si sa quando iniziano e purtroppo non si ha una certezza sulla data precisa quando potrà finire. Comunque, è ovvio, io adesso non voglio portare gli scongiuri del caso, però diciamo che sperando che, come lo slogan che ci hanno donato ormai le televisioni, che andrà tutto bene, che alla fine, voglio dire, proprio male dovrà andarci, speriamo almeno di, come si dice, di riuscire a festeggiare il Natale ognuno con la propria famiglia. Cioè, nel senso, scusa, voglio dire meglio, di magari con la famiglia e qualche parente, lo dico in questo senso, perché vabbè, adesso in prossimità dell'estate, come già avevamo un po' detto, si può attenuare il virus, come potrebbero rialzarsi i valori. Però con la prossimità dopo l'estate dell'autunno, non sapremo cosa succederà. Però diciamo che quello che ci è stato detto di utilizzare i mezzi di sicurezza, di la mascherina, i guanti, quindi sciacquarsi anche le mani. Sia, diciamo, oltre che a casa in giro, magari anche quando si usa il gel igienizzante, mediante i guanti stessi. Io, per esempio, stavo leggendo proprio dopo pranzo, verso le 3, sulla pagina della parrocchia dello Spirito Santo Trani, che in pratica, come penso anche tutti gli altri sacerdoti principali delle parrocchie delle nostre città, come oltre, diciamo, alla prenotazione per la celebrazione eucaristica, ovviamente l'importanza è di non andare a creare gli assembramenti, quindi di far sì che non si riuniscano 3, 4, 5 persone tutte assieme, ma che ci sia una debita distanza. Comunque adesso qui vedo, qui ne vedo 4 utenti che ci stanno seguendo attraverso Facebook. Insomma, diciamo che parlando, affacciando,
No, volevo dire, affacciandoci un attimo per quanto riguarda. Aspetta, fammi dire. Volevo dire, affacciandoci un attimo per quanto riguarda il calcio, che cioè, al momento se, non è proprio sicuro al 100%, comunque se sembra esserci un po' di fiducia per quanto riguarda il massimo esponente mi pare del CONI o comunque del comitato sportivo, che ha detto che quasi sicuramente la Serie A di calcio italiana maschile dovrebbe riprendere il 13 giugno, mi pare, se non mi ricordo male. Comunque, in questo fine settimana, proprio da domani fino a lunedì, uno dei campionati di maggiore spicco in Europa che riprenderà sarà quello della Germania. Io diciamo che sono un abbonato Sky qui con il digitale, quindi finalmente potrò avere un prodotto nuovo da vedere rispetto magari a cose di archivio che la redazione di Sky Sport sin dal periodo dello stop del coronavirus sta facendo, proponendo appunto materiale già andato in onda. E in più parlando, visto che parliamo di sport, non so se ovviamente hai sentito, diciamo, il capo reparto dei principali delle monoposto della Ferrari, che era Sebastian Vettel, che praticamente ha rescisso il contratto con la Ferrari, quindi dalla prossima stagione l'accoppiata, colui che affiancherà il monegasco, ma potremmo dire anche un po' italiano, Charles Leclerc, sarà Carlos Sainz, che come sentivo alla televisione, mi sa, ieri sera al TG5, che sarà una delle coppie più giovani della storia della Ferrari negli ultimi 50 anni. Visto che la Formula 1, ho letto anche, ha compiuto 70 anni da quando è stata istituita. Vabbè, tu sei un tifoso della Ferrari o tifi Mercedes? Chi ti piace? Beh, diciamo, purtroppo così in questi anni però abbiamo avuto sempre come posso dire, il predominio delle Mercedes in maniera particolare. Di Hamilton, ovviamente nell'ultima stagione aveva dato un po' qualche fastidio anche Button, che è il suo compagno di squadra. Beh, se senti qualche rumore sono i cani qui che nella mia zona di abitazione siamo circondati qui di cani. Vabbè, i cani diciamo ci sono in tutte le parti della città. Comunque, a parte questo, diciamo, oggi però sono contento un po' che non ci sia quest'aria di afa, di scirocco. Me lo auguro che anche domani sarà come oggi, un po' fresco, perché penso che comunque domani farò una passeggiata con il mio amico Alessandro, perché oggi ho il secondo appuntamento alle 18 qui sul computer con Legambiente, dove praticamente questo sarà il secondo incontro dei quattro incontri dove il tema principale è quello dell'alimentazione. Quindi come sono composti anche gli alimenti, il metodo di conservazione, eccetera, eccetera. Beh, allora, insomma, siamo
Siamo sui 10 minuti più o meno di trasmissione, quindi come si dice, Nicola, ci auguriamo comunque che questo maggio non sia abbastanza diciamo, pieno di, cioè, no, di sole, pieno di calore forte. Anche perché volevo dire, già siamo tribolati un po' in estate, vabbè, l'estate è normale, insomma, fa caldo, c'è il sole, insomma. Però, ma diciamo che un po' bisognerà vedere, soprattutto oltre per i lidi, nelle spiagge libere, ma forse nelle spiagge libere, magari. No, ora penso io così, forse non sarà possibile accedere, perché le spiagge libere, appunto, il nome lo dice chiaramente, la spiaggia libera è una spiaggia dove appunto può andare chiunque, scegliere un posto e mettere lì l'accappatoio. I lidi però quasi sicuramente si saranno disponibili. E niente, quindi che dire, Nicola? Io ti auguro buon proseguimento di giornata e di serata. Vediamo nel corso dei giorni così quando fare questa nostra piccola trasmissione. Secondo Ok, dai, allora buona serata, caro Nicolo. Ciao, ciao. 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 Bene, ragazzi, scusate qua, l'ho detto, nella mia giunta abitazione sono circondato da cani, insomma. Da, diciamo, animale a quattro zampe, va, per non offendere nessuno. Allora, appunto, io vi auguro buona serata, come ho già detto anche a Nicola. Noi ci becchiamo quando prima, ma credo molto probabilmente domani almeno la mia recensione sulla puntata di SmackDown, che verrà fatta vedere in America, come di consueto, nella notte tra venerdì e sabato su Fox USA. Bene, grazie a tutti, buon proseguimento e alla prossima. Ciao!